Ciao ragazze, eccomi tornata in un nuovo video e finalmente riesco a pubblicare la morning routine che so che aspettavate veramente da tanto tempo. Come sempre, tutte le mie morning routine ovviamente iniziano nello stesso modo, però in questi ultimi mesi, insieme a me, si sveglia sempre anche una piccolina, la nuova arrivata Gioia, ormai a 5 mesi per chi non lo sapesse. Dorme nel letto con me e quindi quando mi sveglio puntualmente si sveglia sempre anche lei, ci facciamo un po' di coccole, poi guardo il telefono, mando il buongiorno a Ste, che lui è già sveglio da un paio d'ore, e poi sono pronta per alzarmi. Dopo che mi sono svegliata per bene, dopo che ho fatto un bel po' di feste a Gioia, mi alzo e vado in bagno a lavarmi il viso. E una cosa che succede molto spesso: Gioia ha il vizio di rubarmi le ciabatte, qualsiasi cosa che trova per terra lei la prende e la porta via. Poi, una volta alzata dal letto, vado in bagno, vado a lavarmi il viso e utilizzo questa mousse detergente agli agrumi di Sephora. Questo prodotto mi piace davvero molto perché, oltre che detergere il viso, va anche a rendere la pelle molto più luminosa. Poi passo al tonico che utilizzo sia la mattina che la sera. Fatto questo, è arrivato uno dei miei momenti preferiti, ovvero la colazione. Io sono un amante del cappuccino, probabilmente avete visto queste riprese in quasi tutte le mie morning routine, perché quando posso adoro prepararmi il cappuccino, mi piace molto, adoro la schiuma, quindi con questo strumento da cucina vado a creare la schiuma. Utilizzo sempre il latte intero che vado a montare quando è ancora fresco e poi lo scaldo sul fuoco. E per colazione ho deciso di mangiare le lattughe, queste le aveva preparate qualche giorno prima mia nonna. Sono buonissime, visto che ho registrato questo video il giorno di carnevale, ho mangiato per colazione le lattughe, che ragazzi sono troppo troppo buone, e quando posso mi piace fare la colazione sul divano in tutta comodità. Poi arriva il momento dei biscottini anche per i miei animali, quindi prima do il biscotto a Pato e poi do un po' di crocchettine anche a Gioia. Fatto questo torno in bagno e vado ovviamente a lavarmi i denti e poi passo a tutti i miei step beauty. Il primo prodotto che utilizzo è questo siero a base acquosa di Pixi, che applico su tutto il viso, mi piace perché rende la pelle molto più luminosa. Poi passo a una crema idratante, utilizzo questa di Clinique, che applico sempre su tutto il viso e sul collo. Poi passo al contorno occhio, utilizzo questo di Darfin, che mi piace molto perché è a base colorata e poi adoro il suo applicatore. E come ultimo step vado ad applicare questa crema, questa maschera di Pixi, che funziona anche da primer. E poi passo al make-up. Come prima cosa applico il fondotinta di L'Oreal su tutto il viso, poi passo al correttore, utilizzo sempre il correttore di L'Oreal, l'Accord Parfait, che mi piace molto. Prima lo sfumo con la Beauty Blender e poi con le dita. Vado a sistemare le mie sopracciglia con la matita di Benefit, poi vado a fissare il make-up con la Cipria Lasset Powder in polvere libera di MAC. Mi piace perché fissa il trucco per tutto il giorno e poi è talmente sottile che dona un effetto setoso sul viso, veramente impalpabile, mi piace molto. Poi vado a fare un po' di contouring con Lula di Benefit, applico un po' di nell'interno dell'occhio, poi metto l'eyeliner marrone, utilizzo il piegaciglia, poi passo il mascara, poi vado a mettere un po' di blush sulle guance, utilizzo questo blush in crema, poi metto giusto un po' di illuminante di Essence e poi il burro cacao di Puro Bio e sono pronta per uscire. Oggi dovevo andare, prima di andare a lavoro, sono andata a portare Gioia e Pato a fare una passeggiata e insomma, quindi siamo andati all'aperto, anche Gioia adora tantissimo andare a passeggio. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritte per non perdere i prossimi video, mettete un bel pollice in su se vi piace questo genere di video, vi mando un grossissimo bacione, ciao!